Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in Restart Italia, il nostro percorso di incontro e di confronto con i protagonisti dell'innovazione. Sigla e poi andiamo dall'ospite di oggi. Eccolo, già qui ve lo introduco, è Davide Agazzi, in questo momento lui lavora al laboratorio guarda, ti metto così, lo leggiamo insieme, Laboratorio Innovazione Urbana di Brindisi. Con Davide, insomma, ci conosciamo da tanto tempo perché lui è uno di quelli che io chiamo, uno di quegli innovatori territoriali, quelle persone che seguono i fermenti in tutta Italia di stati nascenti che poi diventano progetti, progetti di innovazione sociale, poi diventano modelli di riferimento. Come stai, Davide, prima di tutto? E dove stai, soprattutto? Buongiorno, buongiorno, grazie per questa introduzione sicuramente eccessiva. Sto bene, sono a Brindisi in questo momento, lavoro qui da ormai un anno e mezzo e siamo impegnati in una cosa che si chiama Laboratorio di Innovazione Urbana. È un progetto regionale che finanzia l'avviamento di iniziative di innovazione sociale ed economica sul territorio brindisino. Vieni da esperienze. Io prima, quando ci siamo salutati, ho fatto la gaffa che pensavo che tu partissi a Brindisi. Invece tu parti da Milano, tu segui i flussi contrari. Da Milano stai in questo momento a Brindisi. Sì, A Milano, negli prego, prego. ultimi anni ho lavorato a Milano, in comune di Milano, come parte dello staff dell'assessorato allo sviluppo economico prima e poi nel gabinetto del sindaco poi, per cui in realtà sono venuto qua a occuparmi degli stessi temi, ma in un contesto completamente diverso. Devo dire che Milano su questi temi di innovazione sociale, di riqualificazione urbana è stata per diversi anni, probabilmente lo sarà ancora un po' un punto di riferimento. Quindi come esperienza sei partita proprio dal cuore, da quel territorio che è stato probabilmente tra i più fertili negli ultimi 10 anni, insomma, no? Su questi temi. Sì, diciamo che Milano ha la fortuna di avere a che fare con un contesto ricco di risorse, attori, energie che la pubblica amministrazione deve solo accompagnare, mentre in contesti un po' più periferici, come siamo qui a Brindisi, l'amministrazione può fare forse la differenza in modo più marcato perché a volte sopperisce anche, cioè devi richiamare attori o energie o risorse che in questo momento non sono presenti e cercare di valorizzare invece quelle che ci sono, che rischiano di essere inascoltate. Devo dire che seguendo un po' questi fermenti in tutta Italia, Milano ha avuto la capacità, appunto, come hai detto tu, di valorizzare le diverse energie sul territorio, cosa che non hanno fatto altre grandi città, tanto per farne una come esempio Roma, perché è un'altra grande città che, come tutte le grandi città, comunque è attrattiva di innovatori, di idee, di progetti, però poi non sono stati messi negli ultimi 10 anni a sistema, non sono stati valorizzati. Non gli sono stati dati luoghi economici, fisici e intellettuali nel quale in qualche modo diciamo, accoglierli, devo dire. Milano invece ha avuto questa capacità, questa lungimiranza, capire che nel momento in cui tu dai cittadinanza a idee che vengono dal basso, a progetti che vengono dal basso, poi ha anche delle forti accelerazioni proprio in termini di crescita della città, del Questa è territorio. Questo stata Milano sicuramente ha fatto. un'intuizione che la giunta Pisapia aveva colto e diciamo che dal 2013 in poi la città è stata un grande fermento, ha colto l'occasione di Expo, come appunto, che però è stata vissuta anche come un'occasione per come dire, accompagnare queste effervescenze, come le chiami tu, e queste energie attive in città. Accogliere tutti insieme un traguardo più alto. Adesso non si ricorda tanto, ma rispetto all'esperienza di Expo, dal mio punto di vista, è stato molto più importante quello che è stato creato attraverso il palinsesto condiviso di attività di Expo in città, piuttosto che quello che succedeva materialmente nel sito di Expo, che poi interessava, se vogliamo, un numero più limitato di persone. Quindi, questa è Certo. la lezione che abbiamo appreso e se vogliamo. È quello che mi porto dietro anche in questa esperienza, nel cercare di mettere a fuoco il fatto che un'amministrazione
non fa mai le cose da sola, ma anzi può essere utile per stimolare energie che stanno all'esterno, anche perché in termini di risorse, capacità, competenze e strutture, purtroppo siamo sempre un pochettino più risicati, questo dobbiamo dircelo, come Ah, qualità della certo. pubblica amministrazione, Che anche cosa nei hai contesti notato migliori. questa? Che cosa hai notato? Io, che cosa hai notato? Cosa è cambiato secondo te? Quali sono le lesson learned di questo periodo così particolare? Io, scrivendo di pubblica amministrazione, recentemente ho usato questa immagine che dicendo che la pubblica amministrazione in questi ultimi 12 mesi ha perso quell'approccio granitico, con la burocrazia e quella fisicità granitica per diventare molto più porosa, cioè molto più accogliente rispetto appunto a soggetti sul territorio, a progetti di innovazione sociale e dal basso. Io ascoltando molti colleghi, molte persone da tutta Italia, ho visto una pubblica amministrazione più accogliente. Secondo te è così, dalla tua prospettiva? Vedi una pubblica amministrazione che ha capito che ha bisogno anche degli altri in un periodo come questo? Assolutamente, anche perché diciamo, questa crisi ha messo in luce e ad accelerato una serie di disuguaglianze e di fratture che erano già presenti nella nostra società, ma che forse facevamo finta di ignorare. E per cui ce l'ha sbattuta in faccia con una violenza molto, molto importante. Questo ha comportato che di fronte alla gestione dell'emergenza siamo riusciti a fare delle cose straordinarie utilizzando delle procedure che sono state semplificate come non mai. Se in tutte le città italiane sono state la gestione dei buoni pasto, degli aiuti a chi era più in difficoltà e di quel tipo di contributi sono state gestite con una rapidità disarmante, se vogliamo, rispetto a quello che eravamo abituati, e facendo leva su soggetti esterni, volontari e reti del terzo settore, che hanno sopperito tante volte o hanno completato quello che è stato lo sforzo messo in campo dai servizi sociali delle amministrazioni. Anche qui a Brindisi, sostanzialmente, abbiamo promosso nel periodo più drammatico della crisi l'esperienza di Brindisi Solidale, una rete di volontari con Croce Rossa e Caritas per appunto consegnare buoni pasto, le spese, cioè recuperare derrate alimentari che venivano donate e consegnarle a chi ne aveva bisogno. E questa operazione è stata gestita, insomma, non sarebbe andata in porto senza il contributo di tantissimi volontari e volontarie. Questa è una lezione che ci portiamo dietro e che credo che da qui in avanti debba farci rendere conto che non è più possibile rispondere alle emergenze applicando le stesse regole di prima, per cui abbiamo Certo. bisogno di grandi forme di semplificazione, di maggiore autonomia e responsabilità per chi le mette in campo, perché purtroppo le tempistiche e le modalità di interazione tra quello che è all'interno della pubblica amministrazione e l'esterno, se prima potevano essere tollerabili o erano tollerate, adesso lo sono molto meno. Ed è una cosa di cui non ci stiamo particolarmente rendendo conto, hai ragione, o quantomeno. Le pubbliche amministrazioni locali sono state su queste molto più veloci nel capire le forme di innovazione che si registravano sul territorio, anche molto più veloci a cercare di, insomma, mettere delle pezze rispetto ai problemi che stiamo vivendo. C'è da dire che non sempre a livello regionale, a livello nazionale si dimostra la stessa flessibilità. No, direi neanche a livello nazionale, perché se andiamo a vedere questo Esatto. momento così particolare che sta vivendo il paese, anche di ricostruzione, se andiamo a vedere come abbiamo fatto, credo tutti, leggerci le 170 pagine del PNRR di questo paese, poco si parla di partecipazione, poco si parla di innovazione sociale, sono tanti gli argomenti affrontati, anche importanti, anche centrali, però poi quello che ne traspare è ancora uno Stato, un'istituzione, un concetto di paese e di futuro calato un po' dall'alto. E proprio questi ragionamenti che noi stiamo facendo, francamente, a mio avviso, non trovano sufficiente spazio in un documento così importante di ricostruzione del paese.
Non mai, credo che non ci sia mai citata la parola innovazione sociale, mai la parola partecipazione, se non in senso lato, eccetera, eccetera. Il che è preoccupante, perché invece dal basso arrivano queste energie che ti stiamo dicendo, queste competenze, questa progettualità. Sì, diciamo che hanno l'attenuante che è tutto fatto in corsa e stiamo parlando Capito. di bozze, non ancora discusse nemmeno in Parlamento, quindi forse c'è da dire che è controintuitivo il processo che si sta seguendo, perché di fronte a una programmazione di portata così importante, anch'io mi sarei aspettato, come dire, un processo più razionale e dei momenti di coinvolgimento più strutturati, un'apertura al paese, ma sono sicuro che questo accadrà appena sarà possibile, perché giustamente in quel documento, nel piano nazionale di resilienza, insomma, si definiscono degli obiettivi che sono importanti, non si parla ancora delle modalità di attuazione, mentre la lezione dell'innovazione sociale, la lezione dell'amministrazione aperta e delle partnership pubblico-private ci fa capire che è nel come si fanno le cose che poi si definiscono tre quarti dei risultati. E soprattutto Sì, anche le sono filiere tutte su attenuanti. cui si fanno leva, perché appunto viene menzionato in questi documenti, vengono menzionati i contributi del terzo settore, l'importanza dell'effervescenza, diciamo, degli attori culturali e sociali, però anche lì bisognerà vedere quali soggetti e come verranno coinvolti, perché questo determinerà gran parte Certo. degli esiti poi, per capire se quelle saranno state solo evocazioni di parole chiave, o veramente se facciamo leva su quelli che sono i segmenti più attivi della nostra società in questo momento. Sono d'accordo con te che è un periodo particolare, ci mancherebbe altro, a me non era, diciamo così, una critica, era una constatazione di come siamo ancora vittime di una cultura che non è dell'immediato, è una cultura che purtroppo appartiene alla nostra classe dirigenziale, per cui spesso i soggetti esterni vengono visti come appunto, come destinatari, non come protagonisti. Insomma, noi negli anni abbiamo lavorato su concetti del governare con la rete, dello Stato parte, della sussidiarietà, eppure, certo che adesso siamo in emergenza, ma in emergenza paghiamo, diciamo così, una cultura e le conseguenze di una cultura che vede sempre appunto il tema della progettualità della pianificazione come cala dall'alto, quando invece esattamente come dici tu, l'uscito perché lo scorso anno Derrida in un volumetto del Censis sulle soggettualità territoriali mise in evidenza proprio questo, come i piani, i grandi progetti, poi quello che conta sono i soggetti attuatori, sono le persone che poi li devono rendere cosa concreta. Se tu non investi, non li coinvolgi, non li ascolti sin dall'inizio, poi rischiamo di essere il paese dei grandi piani mai conclusi, no? Dei grandi progetti, delle belle idee, ma che poi, come si abusa a dire, come si suol dire, non si scaricano a terra, perché poi quelli che li devono portare a terra questi progetti sono quelli che, come te, come me, come tutti, che quelli poi impiegati sui diversi territori, impegnati sui diversi territori, queste cose devono far proprie. Diciamo che è un periodo molto fertile di riflessione su appunto i meccanismi e la qualità dell'azione pubblica. A me fa molto piacere che da più parti sia ritornato un accento e si sottolinei l'importanza di nuove forme di investimento pubblico e del ruolo del pubblico, però mi pare che si stia facendo confusione, perché appunto è come se si sta creando una contrapposizione fittizia fra Stato e mercato, tra pubblico e privato, e pensando che adesso l'intervento pubblico debba poter, dire, risolvere tutto. Però il tema non è l'intervento pubblico il pubblico in quanto erogatore di servizi, ma il soggetto pubblico in quanto attore capace di indicare, condividere degli Certo. obiettivi generali e portarsi dietro tutte le forze sociali ed economiche, perché insomma, da solo la pubblica amministrazione può fare tanto, ma non tutto, questo lo sappiamo.
Sì, tutto viene ricondotto da noi, ne parlavo giusto in un'altra intervista, un dualismo pubblico-privato, città, cioè, vuol dire, in verità, appunto, per questo io usavo il concetto di porosità, di sfumatura, ormai è difficile distinguere e cogliere la realtà in maniera così dicotomica, no? Cioè, perché appunto in verità i processi diventano processi attivi nel momento in cui tu invece porti avanti proprio un'attività di contaminazione non biologica ma culturale, insomma, in questo caso non biologica. Sì, guarda anche questa apologia delle task force, questo esautorare poi tutte le istituzioni esistenti pensando a soggetti, no, estranei. Invece lo Stato, cioè, soprattutto per chi lavora sul territorio, sa che le istituzioni ci sono e spesso, come stai dicendo, sono anche istituzioni pronte a raccogliere appunto le istanze che vengono dalle diverse realtà sociali. Forse a volte siamo un po', come anche quello l'ho scritto recentemente, siamo ancora un pochino troppo vittime di questo stereotipo, di questo pubblico, no, che non è in grado di ascoltare, questo pubblico chiuso su se stesso. In molte realtà, no, assolutamente non è così, insomma. Non posso che concordare con te. Senti, tu da sempre, appunto, da sempre, insomma, da diversi anni hai seguito i temi dello sviluppo territoriale, i temi legati alle città, e anche oggi. Stamattina presto ho ravanato un po' sul tuo sito LinkedIn a vedere un po' di contributi, cose che hai scritto. Anche recentemente ho visto una serie di riflessioni sul tema delle città. Beh, una delle riflessioni avviate è proprio questa, dopo questi 12 mesi, questi mesi insomma, di reazione, quello che dovrebbe essere il nuovo ruolo delle città, perché qualcosa si è rotto in quell'immaginario che avevamo di cosa dovrebbero essere i centri urbani rispetto ai territori e al paese più in generale. Una città come Milano, che per decenni è stata polarizzante, attrattiva, forse in questo momento si deve anche immaginare un nuovo ruolo rispetto al territorio, rispetto al paese, dove forse perde un po' di attrattività, ma recupera in altro. Un nuovo rapporto con la periferia, un nuovo rapporto tra nord-sud. Come ti immagini tu questa? Cioè, quali riflessioni stai facendo, state facendo su questi temi? Cioè, quali sono le città del futuro che vi cito? Quali Allora, sono le. questo è, diciamo che se vogliamo uscire da un dibattito un po' provinciale o nazionale, il tema non è Roma o Milano, ma sono tutte le grandi città occidentali, nel senso che vivono questa difficoltà ad interpretare questo periodo, tanto New York come Londra, Berlino, Parigi, Madrid, insomma, sono tutte le grandi città che si stanno in questo momento ripensando alla luce di un contesto inedito in cui ci troviamo immersi. A me è capitato con due amici e colleghi, Stefano Daeli e Matteo Brambilla, di riflettere su questa cosa per provare a mettere in ordine un po' dei pensieri sparsi, perché ogni volta che si leggono titoloni sui giornali su grandi città in crisi, uno si chiede poi che cosa ci sia dietro davvero. Il tema è che noi, cioè lo sviluppo delle città si è generato nel corso degli ultimi decenni per accumulazione e per una ricerca di maggiore densità. Ora, questa continua ricerca di nuovo carburante per quei pezzi di società che sembravano gli unici a essere funzionali, a funzionare e a tirare investimenti, si è in qualche modo bloccato perché siamo in una situazione in cui la mobilità delle persone è impedita, quindi uno adesso non pianifica o non di trasferirsi in un'altra città perché banalmente questo è meno possibile, quindi soggetti o ecosistemi che crescevano perché si dimostravano in grado di accogliere sempre nuove persone, nuovi investimenti, adesso si trovano a non avere questi input in entrata. E ci si accorge che in assenza di questa dinamicità, probabilmente la qualità della vita per chi vive e risiede in queste città è messa in dubbio perché ci sono tante nuove domande che ognuno di noi si fa rispetto a quali sono le determinanti della propria qualità della vita. E c'è un ribilanciamento anche rispetto all'ordine delle priorità, per cui prestiamo più attenzione
a variabili che prima magari stavano sullo sfondo, quindi la qualità degli spazi privati e pubblici in cui viviamo, la grandezza e la vivibilità delle nostre case, l'accessibilità di spazi naturali, quindi parchi, le aree verdi. Prestiamo molta più attenzione a come ci muoviamo. Non a caso il tema del trasporto pubblico nelle grandi città è tornato, insomma, ad essere un punto di attenzione. Dopo anni in cui tutti ci eravamo detti che si faceva bene ad investire sul trasporto pubblico perché era la maniera più sicura, più efficiente, più sostenibile, e adesso ci troviamo in una condizione in cui, per le specifiche sfide che stiamo affrontando adesso, la capacità di fornire un Certo. servizio collettivo è messa in discussione, quindi stiamo ritornando chi all'utilizzo delle auto, chi a sperimentare nuove forme di mobilità, scoprendo che tutto sommato puoi anche fare una camminata a piedi o andare in bicicletta o utilizzare i monopattini. Ed è interessante vedere come tutte le città si stanno in qualche modo attrezzando in questa doppia direzione, perché da un lato si ritorna a stimolare, insomma, comportamenti privati, ma dall'altro c'è anche chi sta correndo nell'investire in nuove piste ciclabili, in autorizzazioni per appunto forme di mobilità e forme di innovazione che prima erano, se non osteggiate, insomma, c'era una qualche riflessione in atto su che cosa bisognava farci con questi monopattini, no? E quindi è un periodo abbastanza schizofrenico, ma sarà interessante vedere dove andremo. La questione è che Però Davide, stiamo scusami scoprendo. per Sì. interromperti. Io certo però il fatto che le nostre città scoprino in enorme ritardo rispetto, e stavolta torniamo a essere provinciali, in enorme ritardo rispetto agli altri paesi, ad esempio la mobilità sostenibile, perché le persone prendono di meno gli autobus, in qualche modo è tra virgolette deprimente. Cioè forse noi quello che in questo momento ci ha colto un'eccezione, ci ha colto un'emergenza in un contesto in cui però non c'era un progetto di città condiviso. Cioè probabilmente di mobilità sostenibile le nostre città devono parlarne 10 anni fa, condividendo ad esempio una visione di sostenibilità, eccetera. Cioè noi, hai ragione, le persone stanno prendendo la bicicletta perché hanno pure prendere l'autobus. Forse dovremmo condividere un obiettivo, che è quello Sì. di immaginarci qui al 2030 delle città sostenibili, delle città dove non c'è bisogno che attraversi la città perché recuperiamo anche, diciamo così, un'economia di prossimità, di comunità, di quartiere, insomma, l'ipercittà di 15 minuti francesi. Forse in questo momento dovremmo andare oltre l'emergenza e capire che città vogliamo nel 2030, nel 2040, e capire ciò che è coerente e ciò no con questa visione. Perché temo che nel momento in cui gli autobus ritorneranno salubri e diciamo così, e non più pericolosi, ritornerà tutto come prima se non condividiamo un progetto. Che dici? O lo vedi tu, o tu vedi i prodromi di un progetto, vedi. Io in alcune città non lo vedo, vedo solo la reazione, in alcune grandi città e anche medie, solo attrezziamoci per, ma non andiamo verso. Vai, Beh, scusa, ti ho diciamo interrotto. che no, siamo sicuramente, credo che tutti siamo stati spiazzati dalla lunghezza di questa crisi, di questo periodo di comportamenti eccezionali. Ci eravamo probabilmente illusi, non si sa perché, che in 3 o 6 mesi si potesse tornare alla normalità, nonostante tutte le indicazioni degli scienziati ci dicessero che prima di 2 anni non se ne parlava. E quindi se è umano sperare che le cose non cambino, adesso credo che siamo tutti in una fase in cui non possiamo fare altro che prendere di petto quelli che sono questi problemi. Quello che sta avvenendo, mi pare di capire, che è come una forma di svelamento, per cui queste nuove domande che ci stiamo ponendo sulla vivibilità delle città e sulle nostre priorità, su quanto avesse senso magari fare la spola tra
posto in cui si vive, il posto in cui si lavora, quando adesso scopriamo che tre quarti delle cose le puoi fare allo stesso modo in smart working o lavorando da remoto. Insomma, io credo che le persone, cioè il cambiamento parta dalle persone, quello che sta succedendo è che gli individui stanno scoprendo di avere priorità diverse e stanno dando risposte individuali diverse. Quello che succede è che l'aggregazione di queste risposte individuali genera degli effetti che non sono per forza positivi a livello aggregato e Certo. rischiano di mettere in crisi gli equilibri su cui determinati Proprio sistemi questo, territoriali Davide, si non puoi, reggevano prima. certo. Quindi c'è bisogno adesso di appunto ricoinvolgere tutti su un'idea Esatto. condivisa di benessere e di prosperità. Quello che, quando prima parlavo di disuguaglianze, ci stiamo accorgendo che ci sono determinate persone che non possono scegliere di cambiare stile di vita facilmente, possono solo tenere botta perché o non hanno le risorse o la libertà di farlo, o hanno fatto degli investimenti che li legano a un determinato luogo. Banalmente, nel senso, io stesso mi è capitato di lavorare su questo concetto del lavoro da remoto per capire quanto esplorare la possibilità di vivere, cioè di lavorare in luoghi diversi da quelli in cui si vive. Abbiamo promosso qui a Brindisi un'iniziativa che si chiamava Sea Working, che invitava le persone a venire a lavorare in una città di mare per un tempo, insomma, limitato e Sì, l'ho sperimentare un visto modo lì diverso. che ti contrapponevi, non so quale iniziativa internazionale, lo scherzo, non le No, Seychelles, no. una cosa di questo tipo che è Sì, no, venita a però Brindisi, questi giustamente. sono, Cioè, sono, sì, sono certo. piccoli segnali deboli, no? Però, cioè, è evidente che invece ci sono altre persone che se tu hai, appunto, se sei costretto ad andare, se sei costretto ad andare in un determinato luogo di lavoro e la tua presenza è richiesta, se hai dei figli o delle figlie che sono iscritte a una determinata scuola, nel momento in cui le scuole sono aperte, tu non è che ti puoi muovere. Quindi c'è una fascia di popolazione che in realtà non è così immobile e quindi noi dobbiamo, quando abbiamo scoperto tutti i lavoratori fondamentali o ci si è tutti preoccupati dei rider, c'era chi si occupava prima di questi temi, ma adesso sono diventati elemento di discussione e di dibattito pubblico. Quindi Certo. noi dobbiamo ripartire probabilmente dall'assicurare qualità della vita e reddito a chi ha meno gradi di scelte, e poi dobbiamo ricoinvolgere chi si sta scoprendo incredibilmente libero di sperimentare alternative alla città, perché magari sono ancora discussioni che riguardano piccoli numeri di persone. C'è il fenomeno dei city quitters, noi stiamo vedendo che ci sono dati che dicono che alcune aree di montagna si stanno ripopolando, alcune aree interne si stanno ripopolando, le città medie di provincia si stanno ripopolando o ritornano in qualche modo in gioco rispetto alla loro capacità di offrire qualità della vita. Quindi questa è una dinamica sicuramente in atto, bisogna capire Certo. come le grandi città sapranno rispondere e come questi territori si attrezzeranno, perché poi tutto questo Sicuramente avviene. anche in termini sociali, perché molte realtà territoriali vicino di Corona, le grandi città, ormai da decenni erano state trasformate in dormitori, no? E quindi pendolari che entravano e uscivano dalle grandi città per poi andare giusto a dormire nei territori, della Corona. Adesso che colgo, ovviamente lo colgo attraverso incontri come quelli col tuo, e che siano posti dove si sta ripopolando anche in termini di struttura sociale, no, di tessuto sociale, perché a quel punto tu non li vivi più solo per andarci a dormire, ma anche nell'arco della giornata, andando a fare la spesa finalmente al negozio che stava per chiudere sotto casa. Eh Quindi no, si sta questo proprio è. ricostruendo non solo il ruolo dei poli, ma soprattutto il tessuto connettivo fra i poli, quello che è interessante, cioè proprio è quello che si sta rivitalizzando, come se sta arrivando finalmente una nuova ossigenazione in termini proprio di circolazione. No, questo è una dinamica estremamente positiva perché ridà valore a luoghi, Certo. relazioni, contesti e ci fa scoprire appunto quanto si possa vivere bene, magari accontentandosi per certi versi anche di meno.
Certo. in termini di scelta, diversità e effervescenza. Però non dobbiamo, cioè non possiamo dimenticare che questo avviene in una sorta di periodo straordinario in cui la Ah, vita certo. culturale, la vita sociale è azzerata, per cui in questo accontentarci di meno, questo meno lo troviamo in maniera più genuina, probabilmente Che vicino a possa casa essere. nostra, però dobbiamo tutti augurarci che insomma, si possa ritornare Ecco, invece a sperimentare quella in abbondanza, termini da apertura. curio, in termini da curio, la nostra mezz'ora Scusa. è scaduta. No, figurati, no, ma è il mio ruolo, il tuo quello di parlare, il mio quello di, va benissimo, ci mancherebbe altro. No, ti dicevo, in termini da curio volevo agganciare, scusa, no, non volevo interrompere. Cioè, guardiamo adesso in futuro, in prospettiva, secondo te come possiamo fare in modo appunto che ci sia un domani che riduca le disuguaglianze, valorizzi appunto quello che stiamo dicendo e ci immaginiamo appunto davvero il futuro delle città. Se fossi tu a creare l'agenda politica di questo strano paese, sarebbe veramente difficile creare l'agenda politica di questo strano paese, ma se ci fossimo chiamati a in qualche modo a contribuire all'agenda politica dei prossimi anni, tu cosa metteresti? I primi 3 punti che ti vengono in mente su cui investire, proprio per andare nella Diciamo direzione che che dicevi. E con questo le ci salutiamo. Ok, Davide, con questo chiudiamo, vai. Vai. io investirei su forme di riduzione delle disuguaglianze e forme di protezione sociale. Quello che è successo in questi mesi, in questi ultimi 6 mesi, con tutta la vicenda dei ristori, assegni straordinari, bonus, stiamo scoprendo che il sistema di assicurazione sociale, il sistema di welfare che avevamo prima è tragicamente inadatto Certo. alla società attuale perché scopriamo, e non è insomma, non è un caso, che ci sono tante persone che sono scoperte da questi strumenti invece che hanno bisogno. Quindi agire in maniera più universalistica per fornire protezione sociale che vada bene per tutti, che tu sia un dipendente, una partita IVA, un Riducendo la loro imprenditore, fragilità, riducendo riducendo la loro vita, strutturalmente la fragilità. è sicuramente la priorità. Poi le parole d'ordine che ci sono nel piano di, insomma, nel recovery plan sono tutte giuste, il tema è capire come interpretarla. Quindi io penso che manchino, sono due cose da portare all'attenzione dell'opinione pubblica e dei decisori pubblici. Il tema del fatto che appunto quelle cose non si attuano senza il contributo dei territori, quindi conviene investire su un'agenda urbana che guardi soprattutto al destino delle città medie, perché noi abbiamo avuto negli ultimi anni. Voi lo sapete, con il PON metro le città metropolitane hanno avuto delle ingenti risorse extra per guardare al futuro e tante le hanno anche utilizzate molto bene, acuendo quello che è il distacco tra i grandi centri e tutto il resto. Poi, grazie a persone come Fabrizio Bacca e tutto il suo gruppo di lavoro, cioè, è nato il filone di interesse sulle aree interne. Noi adesso rischiamo però di avere un buco in mezzo. Rispetto a quello che è la maggior parte Sì. del paese, quindi Sulle le città città intermedie. medie e i capoluoghi di provincia. C'è bisogno di investire su quello con delle politiche dedicate e c'è bisogno di investire sul nuovo ruolo della pubblica amministrazione, perché appunto non possiamo pensare di fare leva su un soggetto che è un po' scalcinato. Io, insomma, in termini di provocazione, quando quello che sto imparando qui a Brindisi in un contesto diverso è che noi è come se una partita di calcio a 11 la stessimo giocando in 7, se andiamo a vedere a quante sono gli operativi nella pianta organica del comune, perché tra debiti pregressi, mancate sostituzioni, insomma, si è impoverita anche la capacità di agire dell'ente pubblico. E Certo. tanti comuni sono strutturalmente in deficit, fanno fatica a pianificare, fanno fatica a progettare nuovi interventi, mentre qui adesso abbiamo bisogno di recuperare agilità e capacità di progettare. Quindi questo è quello che mi auguro per i prossimi mesi. Grazie Eleonora Sisci, assistente alla produzione, a Maurizio Costa in post-produzione. Grazie a te, Davide Agazzi, grazie mille, davvero buon lavoro per quello che stai facendo. Ciao. Grazie mille. Ciao.